È stato bravissimo, si è creato lo spazio per il tiro e poi ha guardato la posizione del portiere e l'ha battuto senza pietà. Finalmente si vedono le sue qualità nel gioco aereo. Gran colpo di testa in questa situazione da 2-0, un gol pesantissimo a meno di 600 secondi dalla fine. L'ha colpita in modo talmente preciso e potente da creare una traiettoria assolutamente imprendibile. Si può vedere e sentire la gioia debordante dei tifosi allo stadio. Ci si chiede quanto a lungo festeggeranno. Lo stadio si svuota e ce ne andiamo anche noi, José. Grazie mille a José Altafini, un saluto, un ringraziamento, alle prossime occasioni con il Grande Calcio.